Un po' Giovanna, ma è vero che lei ha 100 anni? È proprio vero e l'ho fatti al 14 di febbraio. Io lo dico subito come ho fatto, perché non lo so nemmeno io. Ha avuto una bella salute. Io sono nata sana, cresciuta sana, invecchiata sana e sono arrivata a fare 100 anni, che un mese prima me ne sono accorta che facevo 100 anni e non lo sapevo. Ecco la verità. Ma cosa ha mangiato di buono che... Io ho mangiato da piccola per un'amica, perché c'era la miseria nera, nera, quando io ero piccola. E i miei genitori, se io non prendevo su, e Giovanna, giovanissima, andare a lavorare per mantenere loro, se no non mangiavano. Eh già, perché non c'era il mangiare, perché non c'era i soldi, perché non c'era neanche tanto lavoro in fondo. Certo. Ma io lo trovavo, perché ero bravo anche. Perché si è sempre impegnata, organizzata. Io mi sono sempre organizzata, interessata a tutto. Bravo. Difficile che mi fanno qualche domanda che non so, perché nel corso della mia vita mi sono sempre dedicata a sapere questo, quello, tutto. È nata a Cuneo? Io sono nata Ronchi, un paesetto un po' più in giù che Cuneo. E lì era vicino al fiume? Vicinissimo alla Stura. E anche a Gesso, perché oltre a Cuneo si combinano tutti e due, Gesso e Stura. E com'era la vita lì? La vita era pessima. Cioè? Cioè senza mangiare, sempre polenta, polenta, polenta. Ma andavate a prendere i pesciolini? Wow, beh, quello sì. Meno male che me l'ha messo in mente. Quello lì sì. Io ero piccola, non li mangiavo forse. Ma come mia sorella, che aveva 12 anni più di me, sempre pesci. Ma come li prendeva? Erano finché l'acqua non era grossa, andiamoci, perché lì l'acqua veniva grossa, grossa, poi si abbassava. Certo. Allora lì c'era delle straglie di pesci. Ma li prendevano con le mani? Come? Sì, con le mani, andavano gli scalzi dentro l'acqua e li prendevano con le mani. Erano buoni? Buoni, ma scherziamo. Come li faceva, fritti? In tutte le maniere. Fritti, non fritti, adesso io allora ero piccola, ma sì, comunque. Non so come li facevano, insomma. Ma a nudo, qualunque modo, puliti, qualunque modo. Erano buoni? Certo, scherziamo. Erano buoni sicuro. Ma... era una pietanza delle galuppe anche. Una volta io lavoravo in un caseggiato di campagna, sì, per aiutare i miei genitori. Sì. Tra dove lavoravo io e i miei genitori passava questa Stura e Gesso assieme. Sì. Ed era grosso, grosso. Sì. Pensi che una volta, per andare più svelta a casa mia a trovare i miei genitori, ho attraversato questo torrente, me lo ricorderò finché vivo. E come ha fatto? Ho attraversato il torrente, momenti mi porta via. Sono attraversata. Ma c'era, e un bene. C'era un ponticello? Cosa c'era per attraversare? Attraversavo l'acqua. Ah, così? Sì. Così a piedi, a mani vuote, così. E quanto tempo ha lavorato lì, in quel posto? 3 anni forse. E cosa faceva lì? Campagna. Ecco. E piccola, sa? E a scuola dove è andata? A scuola sono andata lì nel paese, ho fatto la terza elementare. Ecco. Ma ero brava, brava, brava. E la maestra era brava? Sì, per carità. Non usavano neanche guardarmi. Mi volevano un bene dell'anima, perché io, quando ero ancora piccola piccola, che giocavo così nel cortile, mia sorella, sa cosa mi diceva? Questa qui, mi facciamo una maestra. Diceva quello? Tanto che ero veglia,
solo Svelian, eh? Ma quando sono andata a Sanremo mi sono fermata lì. E sa perché? Ho trovato una brava signora che ha visto questa vivacità che avevo forse e allora mi ha presa con lei come personal service lì a Sanremo. Giusto. E lì è partita la mia strada. Perché, la mia strada che poi ho fatto perché continuo. Poi dopo lavorava in un bar, mi ha detto. Ho lavorato in tanti posti, non so neanche più, sì sì. E si è anche sposata lì? Mi sono anche sposata lì e sono stata 16 anni con mio marito poverino, che era invalido della guerra da 4 anni. Ha fatto 4 anni di ospedale per una malattia che ha preso in guerra. A 100 anni, come lo vede il mondo di oggi? È bello o è brutto il mondo? Ma non saprei neanche. Beh, più bello di una volta lo è senza dubbio, intendiamoci, senza dubbio, perché la miseria che c'era allora a noi, certo, non c'è più. Era proprio vergognoso. La gente è più istruita, allora erano tutti ignoranti, ignoranti, ignoranti ancora. Ecco, questo sì, importante. Molto importante. Ah, volevo dire, senza studiare si imparava. E come anche? Perché io non ho studiato, ho fatto solo la terza. Ma vedi come so bene parlare, no? Eh sì. Ecco, l'ho imparato tutto strada facendo. Giusto. Proprio così. Bisogna avere anche la volontà. Ah, ma io ce l'ho ancora adesso. Ecco. Sì, sì. E come? Pensi un po' a mia età, sono ancora lucida. E come? Giusto. Non mi scappa niente, sa. Giusto. Niente, niente. Brava, Giovanna. Sono brava, sono cattiva, al momento, quando vuole iniziare. Ha una bella testa. Proprio. E tutto quello che dico mi creda, è tutta verità, perché da mia bocca, se non è verità, anche in faccia a lei, se devo dirlo, lo dico e basta.